Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi vi parlo di due titoli che mi ero dimenticato proprio di citare, di parlare. Prima di iniziare devo ringraziare Umberto Noto, ciao carissimo Umberto, che mi ha segnalato Endurance Motorsport Series, che io l'avevo già visto ragazzi, che era stato annunciato a marzo del 2024, ma mi ero completamente dimenticato. Umberto mi ha tirato l'orecchio e diceva: Fabri, fai un video, parla di sto giochino qua. Ma in realtà non c'è tantissimo da dire su questo titolo, perché la casa sviluppatrice, la Kiloton francese, ha annunciato a marzo: stiamo facendo l'Endurance Motorsport Series, un titolo che è basato sul nostro KT Racing Engine, dove proponiamo un titolo dedicato al mondo dell'endurance, con meteo dinamico, con la possibilità di gestire una squadra intera, che ci sia multiplayer, single player, e addirittura la possibilità di gestire la squadra via box, quindi di impersonare un ingegnere. Ora io nella simulazione sta funzione qua non ce la vedo tanto, perché insomma simulazione è bello guidare, no? Però perché no, sei una features, una specie di manager endurance, vabbè, con questo motore dinamico, questo motore molto fluido, che se vi dico KT Racing dite: ma che è, io non lo conosco. Invece lo conoscete ragazzi, perché è il motore che è stato utilizzato da Kiloton per fare MXGP motocross. Ancora non ci siete? VRC Generation? VRC 10? 9, 8, 7? Ok. La saga dei TT Island of Man 1 e 2. E uno in particolare, Test Drive Unlimited, ragazzi. Cioè, solo questo Virtual Rally 4? Ecco, quelli sono i titoli che sono stati fatti, prodotti con il KT Racing. Quindi le premesse per un gioco di un certo livello ci sono. Ovviamente rimangono dei dubbi, perché questi non hanno esperienza di simulazione di guida pura, cioè nel senso fisica di guida, modello di gomme, force feedback, tutta sta roba qua. Quindi è un grande punto interrogativo di quello che sarà questo gioco, perché se si strutturano come Test Drive Unlimited, lascia stare, non è sim racing per noi, diciamo. Però se riescono a fare qualcosa di carino, perché no entrare nel mondo del mercato del sim racing con un titolo che, punto, considerazione personale, che viene a, se casomai ci riesci, Kiloton, ad importi, è un rischio. Perché una grossissima fetta di mercato interessato al mondo dell'endurance, che è comunque attaccata a quello che è il sim racing, chiamiamolo puro, consentitemi questa parola, che si basa su dei motori fisici come R Factor 2, che ne so, iRacing, Automobilista 2, che cercano di battersela come possono, Studio 397 cerca di farsi strada, eccetera. Tu mi arrivi con l'anno prossimo, quindi sei in ritardo di un anno, un titolo che dovrebbe fare concorrenza a questi tre mostri sacri del sim racing, in particolare uno che è dedicato, che ha fatto un season pass e che praticamente è in sviluppo costante. Non lo so la strategia, o forse siamo noi che pretendiamo di avere un altro simulatore e che loro dicono: no, ma sarà un arcadone, che cosa vi mettete nella testa, tanto uscirà per PC, ok, ma anche per Xbox e PlayStation 5, quindi non lo so, bisogna solo aspettare. Onestamente, se ha le premesse che dicono meteo dinamico, ultra fluido, eccetera, perché no? Se poi ha caratteristiche anche di sim racing, perché no? Tocca aspettare ragazzi per poter valutare questo titolo. Era doveroso comunque sottolineare che c'è anche questo Endurance Motorsport Series che uscirà nel 2025. E arriviamo quindi alla notizia più importante ragazzi, che riguarda GTR Revival. Mi correggo, non si chiama più GTR Revival, ma si chiama Jan Bell, che è il CEO di Straight For Studios, che è appunto la sua azienda che sviluppa titoli, giochi automobilistici di simulazioni, cambia completamente direzione per quanto riguarda l'ex ormai progetto GTR Revival. Per chi non sapesse chi è Jan Bell, è colui che sviluppa GTR nel 2004, GTR 2 nel 2006, Need for Speed nel 2009, Project Cars nel 2015, Project Cars 2 nel 2017, Project Cars 3 nel 2020 e va a sfumare Project Cars 4 e vuole fare GTR Revival. Sono anni e anni e anni che lo stiamo aspettando sto GTR Revival, che dovrebbe essere GTR 3. Cambio repentino, niente. Facendo un'analisi corretta, secondo me, Jan Bell, che è uno che normalmente i simulatori, parliamo GTR 1 e 2, li sa fare, perché lui ha
la conoscenza è l'essenza e la stessa passione di tutti noi. Lui quando si mette lì a guidare è come a noi, quindi sa esattamente quello che ricerca una persona appassionata di questo mondo e cerca di realizzarlo e di digitalizzarlo. E questo è il bello di Ambell, è per questo che la gente lo aspetta, anche se ha fatto una marea di cacate con i Project Cars, perché non è tutto da buttare però, cioè lui è riuscito a fare un World Mass Development, ragazzi, dove è riuscito a far sborsare le persone, a farle partecipare, a tirato fuori due progetti molto interessanti, anche ha fatto parlare tanto di sé. Quindi adesso cosa vuole fare? Non si vuole buttare sul mercato a fare di nuovo cacate, ma riflette. GTR Revival doveva uscire con l'Unreal Engine 5, Unreal Engine 5 se preferite, che è un motore che è pazzesco a livello di dettaglio, ok, però per ottimizzarlo soprattutto nella simulazione ci vuole un pochettino. Guardare Assetto Corsa Competizione secondo me è stato per lui qualcosa di molto importante, ma non che Assetto Corsa Competizione non funzioni, però c'è questa pesantezza eccetera. Poi è uscito anche Rainsport che sfrutta un po' di R-Factor 2, un Real Engine 5 eccetera, vede che va, che non va eccetera, e poi cosa pensa? Oh, ma la realtà virtuale? Provate a girare su Assetto Corsa Competizione in realtà virtuale. Il motore Unreal Engine 5 non è ottimizzato per la realtà virtuale. Cioè, è macchinoso, non va, non funziona, ragazzi. Quindi, Ambell che dice, non va bene, ragazzi. No, se dobbiamo andare sul mercato, fermi. Oggi ormai la realtà virtuale è un qualcosa che non può mancare. Nota del redattore, come si dice, guardare Le Mans Ultimate. Dobbiamo lavorare, la gente si lamenta, molti l'hanno messo da parte perché... Quindi a livello di mercato non è stupido, dice aspetta, non va bene, un Unreal Engine 5 non va bene, non è solo bellezza e grafica un simulatore, niente, perché se no R-Factor 2 allora che sarebbe parcheggiato da anni, e invece è resistito perché ha delle caratteristiche tali che ancora oggi insieme a Le Mans Ultimate riescono a rimanere sul mercato, ok? Questo è pensiero mio, eh? Almeno questa è la disamina che faccio io. Quindi cosa pensa? Ferma. Qual è il motore grafico che funziona bene, tanta esperienza, che è ottimizzato per la realtà virtuale, che può garantire un frame rate di alto livello? Ecco, il motore che fa girare i trattori. Giant Engine Farming Simulator, ragazzi. Project Motor Racing girerà sul motore Giant Engine, ottimizzato per, almeno i ragazzi di Giant Engine che lo fanno, dice no, è ottimizzato per, non avrai drop frame in merito, in più avrai una bellissima grafica, perché comunque Farm Simulator, anche se trattori eccetera eccetera, gli ultimi sono davvero belli a livello grafico. E infatti girano delle immagini, ragazzi, tipo di una certa Lister Storm GT sul circuito di Lime Rock Park, che devo dire lascia con il fiato sospeso, perché appassiona, dice ammazza che bella, quando è che la potrò guidare. Ora questa è la notizia, cambio di motore grafico, uscita prevista, non ci credo, ma non ci credo, ragazzi, perché Ambell e le date, però io ve lo dico, uscita prevista per PC 2025, che potrebbe essere anche il 31/12/2025, quindi praticamente tra un anno e mezzo, e non ci credo perché sono 20 anni che lo aspettiamo praticamente, però dai, con tutto quello che c'è da testare abbiamo tempo per aspettare Project Motor Racing, che poi sto nome non poteva rimanere GTR Revival, boh, vabbè. Comunque ragazzi, io vi volevo condividere questa cosa perché comunque è una bella notizia, perché vuol dire che Project Motor Racing non uscirà già obsoleto, ma uscirà con un motore grafico che permetterà di avanzare anche nella realtà virtuale. Quindi ragazzi, se volete rimanere sempre aggiornati su queste notiziole belle, piccanti del mondo del sim racing, ma che state aspettando? Iscrivetevi al canale, no? Poi è gratuito, poi attivate la campanellina perché è un sacco di tempo che non ve lo dico, e ovviamente lasciate un pollice in su perché insomma è una bella notizia questa, no? Oh, e niente, che rimane da chiedervi, ragazzi, un commentino, e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa bella notizia. Ah, non ve lo chiedo mai, condividete questo video, ragazzi, perché la notizia è pazzesca. Come al solito, noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!